Secondo problema è quello della velocità. Lo collego e lo correlo alla protezione perché, come vi dicevo prima, eliminando l'80% del traffico, io faccio in modo che il mio sito sia più veloce, o meglio, che il server sia libero di rispondere ai veri visitatori e non ai bot che mi fanno richieste. E quindi naturalmente il sito avrà meno problemi di performance. Il mio sito è lento e per poter rispondere a questa domanda e quindi uscire da un ambito più soggettivo e quindi spostarci su qualcosa di più oggettivo, devo misurare. Come diceva Kelvin, se lo puoi misurare, lo puoi migliorare. Se non lo misuri, non potrai mai iniziare un percorso di miglioramento. E non sappiamo neanche come mai in fisica succede qualcosa di magico. Appena iniziamo a misurare qualcosa, non si sa come, ma automaticamente siamo portati a migliorarla. Per la misurazione abbiamo realizzato un tool che è completamente gratuito, ormai ha un anno di vita. Lo trovate su speed.host.it. Vi potete registrare senza pagare nulla, potete censire tutti i vostri siti e Speed inizierà ogni giorno a eseguire una scansione di performance del vostro sito. Vi darà uno storico dell'andamento delle performance. In questo modo potete tenere sotto controllo quello che accade ed essere aggiornati se ci sono dei cambi significativi di velocità. Ad esempio, Speed ha aiutato noi stessi sul nostro dominio host.it ad agosto a trovare un problema di performance. Abbiamo fatto un deploy l'8 agosto e una query sul form di ricerca domini era troppo lenta e i nostri sviluppatori se ne sono accorti dopo una settimana grazie a Speed, perché hanno visto proprio un salto in su sulle performance. L'hanno visto nel giorno specifico, sono andati a ritroso. Quindi che cosa abbiamo fatto quel giorno? Deploy, codice, fix, problema risolto. In più Speed include anche un coach, quindi un coach che vi dice per il vostro sito, per ogni scansione, che cosa dovete migliorare, quindi le azioni che dovete compiere per migliorare. Molti nostri utenti che lo utilizzano lo usano proprio come un diario dei compiti giornalieri da compiere per migliorare e tenere comunque sotto controllo le performance dei siti dei loro clienti. Per mia esperienza, i problemi più comuni sulle performance, specialmente se parliamo di PrestaShop, sono procedure batch che piantano letteralmente il database. Quindi vi dovete avvalere di programmatori che vi fanno queste procedure, che siano bravi a fare query già subito ottimizzate. Quando parlo di query batch, molto spesso sono software paralleli che fate sviluppare spesso per collegare PrestaShop con il vostro gestionale, no? Per fare lo scarico dei prodotti, gli aggiornamenti delle quantità. Questi software spesso vengono sottovalutati e fatti proprio male. Noi ce ne accorgiamo che c'è un problema di performance sul sito e quindi facciamo un'analisi della query e diciamo al cliente: guarda che c'è questa query che ci sta mettendo troppo. Una query che ci mette troppo fa sì che il database debba aspettare quella query prima di servire le query degli utenti che sono sul sito, sempre col portafoglio in mano, pronti a comprare. Ok? Quindi questo è uno dei problemi principali. Gli hosting stracondivisi, troppo lenti. È vero che ogni oste, no, dice che il proprio vino è buono, però non c'è niente da fare. È uno dei problemi principali, ma se devo dare una percentuale è il 50%, ok? Tutto il resto è il tema, l'ottimizzazione front-end e l'ottimizzazione del back-end, quindi le query verso il database. L'hosting comunque, se il server è sovraccarico, sarà lento, su questo non c'è dubbio. L'ultimo problema invece è sempre legato alla protezione. Ho visto siti rallentare esclusivamente perché erano esposti a ogni ben di Dio, se possiamo dire così. Quindi bisogna lasciare che il server sia libero di rispondere ai veri visitatori del sito e non a chi vuole abusare delle nostre risorse. Terzo problema è l'email deliverability. Questa parola è stata inventata dopo Supercalifragilisticexpialidocious. Che cosa significa? Significa la capacità di consegnare effettivamente una email nella casella inbox.
perché un'email si può consegnare, ma se ci arriva nella cartella spam, molto spesso è come non vederla, ok? Quindi una ottima deliverability significa poter dire che la mia email è arrivata nella inbox del cliente. Poi che lui la apra e la legga e faccia qualcosa è tutto un altro film. Allora, spesso che cosa capita? Capita che l'IP del nostro server finisce in blacklist, come dicevo prima. E molto spesso, specialmente quando si acquistano hosting condivisi, l'IP del server è quello che manda la mia mail. Ma siccome su quel server non ci sono solo io, ma ho tanti vicini che non so che cosa fanno, come trattano i loro siti, se li aggiornano o no, è molto facile che un giorno sì e un giorno no quell'IP finisca in blacklist. Come fa un IP a finire in blacklist? Se un sito viene bucato, viene usato, come dicevo prima, per fare altre attività criminali, tipo mandare spam. Quindi se quel server manda spam, l'IP finisce in blacklist e anche le mie email buone non arrivano. Perché è così complicato oggi nel 2019 consegnare le mail? Perché è sempre più complicato combattere gli spammer, quindi quelli che mandano le mail brutte. Quindi i provider devono tenere le maglie sempre più strette, ma stringendo le maglie ne pagano le conseguenze quelli che devono mandare le mail buone. E quindi bisogna usare IP super con reputation elevata, bisogna utilizzare delle tecniche anche del contenuto delle mail, non deve essere scritta in un certo modo la percentuale di immagini rispetto al testo, insomma è paranoico, siamo a livelli paranoici, ma è così, le mail non arrivano. Innanzitutto, configurazione raccomandata da PrestaShop, che noi non raccomandiamo. Perché? PrestaShop ci dice usa la funzione PHP di base, ma è anche ragionevole che consigliano di usarlo perché è la cosa più semplice, quindi lo fai, vai avanti, il sito PrestaShop funziona, l'email arriva. Ma se devo andare in produzione, se devo gestire, spero, decine, centinaia di ordini, io devo assicurarmi che l'email di conferma d'ordine, che l'email dove chiedo al mio cliente di farmi un bonifico, se c'è ancora qualcuno che fa i bonifici, ma presumo di sì, magari per importi importanti, devono arrivare quelle email, perché se non arrivano è facile che quell'ordine sia perso. Perché io, se facessi un ordine su un sito, bonifico, non mi arriva nulla, devo proprio tenerci tanto a chiamare l'assistenza dell'e-commerce o mandargli una mail e dirgli ma non mi è arrivato nulla. E per voi è comunque un costo gestire quel customer care. Impostazione di default no, e vi spiego anche perché. La funzione mail di PHP è fondamentalmente una funzione che permette a un software PHP, che è sul server, in questo caso PrestaShop, di inviare mail in modo non autenticato. Quindi chiunque sul server può usare quella funzione. Se il sito viene bucato o un altro sito vicino a me sul server viene bucato, può usare quella funzione e la usa per mandare spam. Quindi il server va in blacklist e voi non riuscite a mandare più nulla. Secondo motivo è perché le mail inviate tramite la funzione mail risulteranno, quando apriamo la sorgente del messaggio, risulteranno inviate da qualcosa tipo nome utente, chiocciola, nome del server del provider, che è molto differente dal from che voi configurate, info chiocciola mio e-commerce o vendite chiocciola mio e-commerce. L'utente non la vede questa cosa, ma i filtri anti-spam sì, perché fanno un'analisi completa anche della sorgente del messaggio. Questo mismatch, che spesso accade, non piace i filtri anti-spam, quindi danno un punteggio negativo e l'email facilmente finirà nella cartella spam del destinatario. Quindi la configurazione raccomandata, che su PrestaShop ovviamente si può fare, è quella di impostare un server SMTP autenticato. Quindi io userò la mia casella con la mia password per inviare la posta elettronica. Quindi il PrestaShop utilizzerà quei dati e una casella autenticata. Quindi nessuno la può compromettere, a meno che non mettiate una password facile, e quindi sarò io a mandare quelle email. In questo modo aumentate un pochino la deliverability delle vostre mail. Abbiamo realizzato un servizio che è incluso su tutti i nostri servizi, che si chiama MailOut. A differenza di un provider normale, quindi un provider normale viene attaccato, l'IP del server manda spam in giro e chi deve ricevere l'email buona non la riceve. Noi che cosa facciamo? Prendiamo tutte le mail, le analizziamo anche in uscita e blocchiamo le mail di spam. Quindi non le facciamo proprio uscire dalla nostra rete.
Quelle buone invece le convogliamo in una batteria che abbiamo geolocalizzato in giro per il mondo, sono circa 100 server sparsi per il mondo, con una reputazione elevatissima, quindi teniamo sotto controllo la reputazione di ogni singolo indirizzo IP. E un sistema intelligente di routing, fondamentalmente, gira le mail buone verso l'IP con reputation elevata. In questo modo non ci sarà mai più un problema di blacklist, perché non faremo mai uscire una mail da un IP blacklistato. E quindi l'abbiamo introdotto a giugno, e luglio, agosto e metà settembre abbiamo ridotto del 98% le richieste di assistenza dei clienti che si lamentavano di problemi di blacklist. Quindi non l'abbiamo fatto solo per diminuire il carico del nostro servizio clienti, l'abbiamo fatto, il primo scopo era migliorare la deliverability dei nostri clienti, quindi dare un servizio a loro. Poi il diminuire il carico del nostro servizio cliente è stato un side effect, no, positivo ovviamente. La ricetta per il successo di un e-commerce è proteggerlo, no, quindi da attacchi hacker quanto basta, anticipare i problemi di lentezza, speed, almeno una misurazione al giorno, garantire la deliverability delle mail. Mail out bisogna cuocerlo a bassa temperatura, perché se no fa male, specialmente se cuocete con l'olio a bassissima temperatura. Non vi ho ancora convinto? Contattateci per avere ulteriori informazioni sui nostri servizi. Grazie e al prossimo video.